Scusami, non mi ero accorta che tu fossi lì ad aspettare. È tanto che sei qui. Ok, quindi hai visto tutta la scena pietosa? Bene. No, perché sai, era un livello particolarmente difficile. Erano 7 giorni che stavo provando a prendere 3 stelle, quindi... Parliamo di te, dimmi. Come posso esserti utile? Benvenuta. Questo è il paradiso dei giochi, il paradiso dei nerd come me. È incredibile che questo sia il mio lavoro. Potessi dirlo alla mia bambina. Dimmi. Regalo di Natale. Comunque, sei venuta nel periodo perfetto perché ci sono gli sconti. Quasi tutte le cose che vedi sono in sconto. Quindi 3 bambini, 2 figli, 6, 11 e 17 anni, perfetto. Sai dirmi qualche informazione in più, magari i loro gusti, se c'è qualcosa che ti hanno detto che vorrebbero, una letterina per Babbo Natale. Sono furbi, l'hanno fatto. Anche quello di 17 anni. Mi sai dire che cosa utilizzano? PlayStation, Switch, Xbox, computer. Avete sia la Switch che la PlayStation. Quale? La 4. Ok. Allora. Dimmi, magari ti ricordi qualche gioco? Ok.
Ah, mi stanno già venendo delle idee molto molto carine. Direi di partire da qualcosa di molto basico, simbolico, così da aggiungere al pacchettino, giusto per fare un po' di volume. Più si scarta, meglio è. Mi hai detto che tuo figlio è particolarmente fissato con One Piece. Si sta guardando tutta l'anime. Ok, allora, io non so se tuo figlio legga i manga, ma sì, sono i fumetti, diciamo sì. Ma nel caso in cui non li leggesse, questo è comunque un oggetto da collezione da avere. Qualsiasi fan di One Piece lo ha, necessariamente devi avere la prima copia di One Piece a casa tua. Questa è l'edizione italiana e costa solamente 4,30 euro, quindi è un pensierino carino, giusto anche per fare volume. E secondo me potrebbe piacerli. E dimostra che comunque sei attenta a ciò che ama, cerchi comunque di andare in dei regali un po' meno aspettati, perché sicuramente qualcosa di diverso magari dal solito profumo che si regala al ragazzo di 17 anni. Ok, altrimenti. Questo è decisamente molto più particolare e molto più in linea con tuo figlio. Ama One Piece, fa l'alberghiero, mi hai detto. Quindi, quale miglior regalo se non le ricette piratesche di Sanji? Sanji è il cuoco della ciurma e questo libricino è adorabile. È splendido. All'interno troviamo, oltre che varie illustrazioni che sono splendide, stupende, ma abbiamo le ricette che effettivamente Sanji crea nel manga, nell'anime. È davvero un regalo squisito da fare a qualcuno che ama la cucina e ama One Piece. È da fare, ti obbligo a farlo, ti obbligo. Quindi questo ti ho convinta, ok? Poi mi hai detto che vuoi fare anche un regalo importante. Non che questo non lo sia, ma in termini di budget sto parlando. PlayStation e Switch mi avevi detto, giusto? Ok, potremmo optare per un gioco per la Play o per la Switch. Assolutamente. Lui preferisce giocare alla Play, la Switch, quello di 11. Ok, allora so cosa potrebbe fare a casa sua. Ok, allora so già cosa consigliarti. Nintendo 3DS,
Assolutamente, questo è Call of Duty Black Ops Cold War. È un gioco che può giocare da solo, in singolo, può giocare online, offline, può fare la campagna, quindi la storia, questa storia è molto particolare, molto strana, può giocare a zombie. Sì, direi che è in assoluto uno dei giochi che potrebbe amare di più per la play. Poi bisogna vedere ovviamente se lo ha già o meno, ma questo dovresti dirmelo tu. Pensi che non ce l'abbia? Ti faccio vedere un attimo la copertina, magari, nel caso in cui lo abbia già, non c'è problema. Puoi tornare qui e cambiare il gioco. Studi che dimostrano che non è assolutamente vero. Sono cavolate che si inventano pur di fare click, visualizzazioni. Sì, il giornalismo in Italia è piuttosto scadente, diciamo così. È solo finzione. Assolutamente, un modo anzi per connettersi ad altre persone. Se vedi tuo figlio parlare con qualcuno dall'altra parte del mondo in inglese, molto probabilmente è per questo. È grazie a giochi come questo che c'è questo tipo di connessione. Quindi andata, tuo figlio. Questo è il libro di Sanji, il manga, la prossima volta. Ok. Poi direi di passare a tuo figlio di 11 anni. Figlio, figlia. Ok. Per lui vorresti qualcosa per la Switch? Guardo subito. Ho preso dei giochi completamente differenti. Te li illustro brevemente così che tu mi possa dire quali pensi che sia più adatto per tuo figlio, ok? Allora, partiamo da questo. Super Mario Party è molto bello da giocare in compagnia. È una sorta di, oserei dire, gioco dell'oca. C'è un cartellone. Si tira il dado, ovviamente virtualmente, e si capita in delle caselle. Queste caselle ti possono far guadagnare delle monete, ti possono far perdere delle monete, ti possono portare avanti, indietro. Stesse dinamiche del gioco dell'oca. E alla fine di ogni giro, quindi primo giocatore ha fatto, secondo giocatore ha fatto, terzo giocatore ha fatto, quarto giocatore ha fatto, c'è un minigioco. È molto bello, può giocarci insieme ai tuoi. Gli altri tuoi figli. Sì, anche la piccola può farlo benissimo. Questo super consigliato. Poi abbiamo Minecraft. Minecraft è il gioco molto probabilmente più utilizzato al mondo. È più un gioco per computer, però per una ragazzino di 11 anni, bambino di 11 anni, va bene anche sulla Switch. Questo è difficile da spiegare, però sicuramente lo conoscerà. Te ne ha parlato. Ecco, infatti.
Animal Crossing è probabilmente il gioco più carino che esista sulla faccia della terra. Ci sono tutti questi animaletti. Tu ti crei il tuo personaggio e vai su un'isola completamente deserta e costruisci la tua isola. Puoi pescare, puoi raccogliere i frutti dagli alberi, puoi creare le tue case, i tuoi negozi. È molto molto bello, molto rilassante, molto calmo. Puoi anche in questo caso andare a visitare altre persone reali, scambiare oggetti, servizi. Qualcosa di ancora diverso è Ring Fit Adventure. Questo è un gioco un po' differente da tutti i giochi che ti ho mostrato prima, perché questo in particolare è un gioco che richiede l'attività fisica. Non so se ti ricordi, oppure se hai presente la Wii con Wii Sport, esatto, in cui ti dovevi muovere, oppure Just Dance, ecco. Segui quel filone lì, però è un po' diverso perché in questo caso sei dentro una storia, mentre in Wii Sport semplicemente fai il gioco e giochi una volta che hai finito il livello, l'hai finito. Qui invece è una storia in cui devi sconfiggere questo demone, questo drago, super palestrato, super palestrato. E tu praticamente devi sconfiggerlo andando a fare degli esercizi. Quindi hai il tuo anello che è incluso nel gioco e devi andare a fare degli esercizi così, piuttosto che contrarre gli addominali, piuttosto che andare a correre. È molto molto particolare anche questo. E infine, ovviamente, un classico Pokémon. La storia di Pokémon, bene o male, è sempre la stessa, vai in giro, incontri Pokémon, li addestri, cerchi di avanzare nella Lega Pokémon, svela il mistero del mitico Pokémon che controlla il tempo. Molto carino anche questo. Ok, ti ho incuriosita con Super Mario Party. Direi che siamo arrivati all'ultima, alla piccolina. Per la piccolina potremmo andare sempre su un gioco per la Switch. Ad esempio Animal Crossing potrebbe andare molto bene per lei. Oppure potremmo andare invece su un classico gioco di società, un gioco da tavola. Preferiresti un gioco da tavola? Ok, mi sai dire un po' i suoi gusti, cosa le piace, magari non saprei cosa guarda. Harry ottimo, perché abbiamo anche qualcosa di Harry Potter. Allora, ovviamente potremmo optare per un peluche, però il peluche è sempre qualcosa di premessa, questo è un po' complesso, sono 1000 pezzi, ma potrebbe essere un bellissimo modo per far giocare tua figlia con i suoi fratelli. Si mettono tutti insieme, magari mentre guardano il film di Harry Potter, sarebbe un'idea carina. E il treno,
Hogwarts, insomma, è molto dettagliato, molto carino, però è complesso. Vogliamo andare verso dei giochi da tavola, non posso che mostrarti questo. Dabble è in assoluto un gioco carinissimo che molto probabilmente farà nascere dei litigi, perché è un gioco molto competitivo e se i tuoi bambini sono competitivi, questo Dabble è un gioco di carte, ci sono 55 benissimo utilizzarlo durante il cenone di Natale, tutti insieme, certo. Ed è dai 6 anni in su, quindi perfetto per tua figlia, ma in ogni caso non ti preoccupare, è un gioco davvero facile. Te lo mostro nel dettaglio. La confezione è solo questa scatola in latta. E al suo interno delle carte. Allora, abbiamo 55 carte, carte che sono un po' diverse dal solito perché sono rotonde e sopra abbiamo dei disegni. Sopra ogni carta ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 disegni differenti. Qui ad esempio abbiamo una tartaruga, un'ancora, una coccinella, un delfino, una mela, un uccellino, un fantasma. Mentre in quella dopo abbiamo del ghiaccio, un'ancora, la luna, il cuore, il cane, la bomba, la zebra, il biberon e il ghiaccio. Qual è la particolarità di queste due carte? Hanno dei simboli, dei disegni totalmente differenti, eccetto uno che si ripete in ciascuna delle due. In questo caso l'ancora. Abbiamo un'ancora sia qui. Ed è proprio questo lo scopo del gioco, individuare qual è il simbolo uguale in due carte. Ci sono differenti modalità di gioco, 5, e sono tutte basate su questo principio, ovvero su ogni carta c'è un simbolo uguale ad un'altra carta. Abbiamo appunto 5 minigiochi, sono molto veloci. Ad esempio, un minigioco si chiama il pozzo. Bisogna mettere una carta con i simboli verso l'alto, quindi in modo tale che si possano vedere i simboli, al centro del tavolo e poi distribuire il mazzo a tutti i giocatori in modo tale che ogni giocatore abbia lo stesso numero di carte dell'altro giocatore. Il mazzo del giocatore deve essere rivolto a faccia in giù. Successivamente, nel momento in cui il gioco inizia, si gira il proprio mazzo e si cerca di individuare qual è il simbolo uguale tra quella che è la propria carta e la carta che sta in centro. Se si indovina, si lascia la carta in mezzo al tavolo e si butta appunto nel pozzo. Chi finisce prima le sue carte vince. È un gioco molto dinamico, molto veloce, devi stare attento a cosa succede, perché è possibile che la carta al centro del tavolo sia già cambiata perché qualcuno ha scaricato la sua, quindi è molto divertente. E così tutti gli altri. Allo stesso tempo c'è la modalità in cui invece si deve
deve raccogliere il maggior numero di carte, la modalità in cui si possono passare le carte agli altri. È molto carino, comunque tutto spiegato in questo giochi, però comunque questo credo sia il più facile e il più divertente. Assolutamente sì. Ecco, qui ti ho preso quelli che vanno per la maggiore. Abbiamo Snorlax. Mio. Eve, che è decisamente il più tenero. Anche secondo me è stupendo. Benissimo, direi che fatto tutto quanto. Se vuoi, puoi tornare fra 10 minuti, così io nel frattempo ti preparo i pacchetti con tutto quanto e tu puoi continuare a fare un giro nel centro commerciale, così almeno non ti faccio aspettare. Facciamo così. Benissimo. Ok, grazie. Allora ci vediamo.